Allora, Legambiente è da tempo che ha ripreso la discussione sulla vicenda dei rifiuti, in particolare nelle Marche e anche a Pesaro, e ritiene che diciamo, il passaggio virtuoso che la nostra provincia anche ha avuto nella raccolta dei rifiuti, nel differenziato in particolare, dovrebbe terminare con la costruzione di un impianto come appunto il biodigestore, che ecco, porterebbe a compimento questa raccolta virtuosa, questo giro che abbiamo iniziato tanto tempo fa. Perché il biodigestore secondo noi è importante? Perché intanto farebbe sì che i rifiuti, la frazione organica dei rifiuti, naturalmente parliamo di quella, potrebbe trasformarsi in biometano da trazione e in compost per l'agricoltura da utilizzare in agricoltura. Quindi noi avremmo dai rifiuti, otterremmo delle sostanze che si possono riutilizzare, quindi sono delle risorse che rimettiamo in circolo, secondo il principio appunto dell'economia circolare, sulla quale noi ci siamo spesi molto, ci crediamo, come del resto ormai ci credono tanti economisti che da questo punto di vista insistono perché i cittadini, le aziende, le comunità, gli enti locali, ecco, si facciano promotori appunto di questo riutilizzo. L'impianto poi, secondo la nostra opinione, farebbe anche un'altra cosa molto importante, e cioè eviterebbe il passeggio, chiamiamolo così, di centinaia di camion che partono dalle nostre zone e portano i rifiuti fuori regione, dove poi vengono lavorati. E naturalmente noi capiamo che con questo trasporto enorme, la CO2 aumenta, quindi aumenta l'inquinamento dell'aria, cosa che è assolutamente da evitare se è vero come è vero che siamo arrivati a un punto tale che se non si prendono appunto iniziative vere, concrete per ridurlo l'inquinamento, avremo dei problemi molto seri sia per la salute dei cittadini che anche per la sopravvivenza dell'ambiente. Questo minore passeggio inoltre, cioè questi camion che verrebbero quindi eliminati, riducono anche il costo della lavorazione dei rifiuti, evidentemente. Se c'è una riduzione del costo, evidentemente ci deve essere anche una riduzione, per esempio, della Tari che oggi poggia sui cittadini. Quindi c'è un vantaggio anche economico. Ma ripeto, per noi il vantaggio più grande del biodigestore, quindi di una lavorazione dei rifiuti in loco, è dato proprio dalla riduzione dell'inquinamento ambientale e dalla possibilità del riutilizzo dei rifiuti in sostanze invece utili, secondo appunto il principio dell'economia circolare. Per questo insistiamo, faremo delle iniziative anche divulgative, di informazione nei confronti dei cittadini che devono essere messi a corrente ovviamente di queste situazioni e di che cosa significa.